9 luglio 2022. Siamo a Colombo, in Sri Lanka. Una folla impressionante di persone occupa le strade. L'audio che sentite è quello di un video ripreso dall'alto. I manifestanti si muovono come fossero uno stormo di rondini, ondeggiano, avanzano, si spostano e alla fine assaltano il palazzo presidenziale. Per chi ascolta questo podcast, sono scene simili a quelle che abbiamo raccontato qualche puntata fa, quella sulla rivolta in Bangladesh di quest'estate. Nel 2022, anche in Sri Lanka, il presidente Gotabaya Rajapaksa si dà la fuga. Poco dopo si dimette il primo ministro, Mahinda Rajapaksa, il fratello del presidente. Solo che, diversamente da quanto accaduto in Bangladesh, in Sri Lanka nel 2022 non inizia una nuova fase politica dopo questa rivolta. O meglio, comincia un periodo di limbo che potrebbe finalmente mutare già da domani, giorno di elezioni nazionali. Nel 2022 tutto era cominciato a giugno. Le prime persone che scendono per strada lo fanno per motivi economici, per le lunghe interruzioni di corrente, per la carenza di carburante, di cibo, di medicine e per l'aumento generale dei prezzi, per un'inflazione altissima. Ma quelle proteste in Sri Lanka, un paese non nuovo a sommovimenti e rivolte, e lo vedremo, hanno una particolarità. Per la prima volta nella storia del paese, diverse etnie, religioni e classi sociali si sono unite per protestare collettivamente contro il governo guidato da Gotabaya Rajapaksa e per chiedere un cambiamento politico e la condanna dei responsabili del disastro economico. C'è anche un altro aspetto importante. Le proteste non sono guidate da alcun partito. Sono il risultato del lungo lavoro di attivisti e attiviste che hanno iniziato a incontrarsi mesi prima in riva al mare a Colombo. Giornate trascorse a cercare il modo di unire tutti in una protesta che andasse oltre le questioni economiche. La volontà era quella di portare a casa un cambiamento politico radicale nel paese. Il gruppo da cui parte tutto è vario, c'è di tutto, da esponenti della classe media fino alle persone stanche di dover combattere ogni giorno per sopravvivere. Le parole e gli inviti alla mobilitazione funzionano. Nel giro di poche settimane centinaia di migliaia di persone si riversano a Colombo. La risposta della polizia è violenta. Anche per questo i manifestanti aumentano di numero, cominciano a occupare edifici governativi. La protesta sembra ormai tracimare. Il movimento si chiama Aragalaya, lotta in singalese, e rappresenta un momento storico unico nei 75 anni di indipendenza del paese. Vedremo tutto con la consueta avvertenza. È la prima volta che ci occupiamo di Sri Lanka ad altri orienti e in alcuni momenti dovremo andare veloce. Per ora basti dire che dalla sua indipendenza nel 1948 il paese è stato caratterizzato per decenni da violenze etno-religiose e ha assistito a tentativi falliti di riformare lo Stato culminati in due insurrezioni e in una guerra civile. La popolazione dello Sri Lanka ha sperimentato anche momenti di grande fiducia nella democrazia. Momenti che però non sono riusciti a pacificare completamente il paese e soprattutto ad aumentare il benessere generale. Da quei giorni del 2022, da cui siamo partiti, alcuni attivisti hanno provato a raccontare il movimento della Aragalaya, definendolo unico sotto tanti aspetti. Un movimento volontario, largamente guidato dai cittadini, senza una leadership visibile, con richieste di riforme genuine, guidato per lo più da giovani. Un movimento che è stato in grado di superare le divisioni etniche che hanno afflitto il paese per decenni e per di più un movimento non violento. La miccia della protesta è stata di natura economica. Nell'aprile 2022 lo Sri Lanka ha annunciato il primo default sul debito sovrano, diventando così il primo paese dell'Asia Pacifico a entrare in default nel XXI secolo. I problemi economici del paese d'altronde si erano accumulati da decenni. Parliamo di anni di cattiva gestione economica, di mancanza di riforme politiche durevoli, di prestiti commerciali insostenibili.
All'epoca il presidente Gotabe Rajapaksa, entrato in carica nel novembre 2019, aveva preso alcune decisioni pessime, tagliando le tasse ai più ricchi, ad esempio, portando il paese a perdere circa 1 milione di contribuenti tra il 2020 e il 2021, con perdite di entrate pubbliche pari a circa 2 milioni di dollari. Questi tagli fiscali hanno aumentato i disavanzi, portando le agenzie internazionali a declassare il rating creditizio dello Sri Lanka, bloccandone così l'accesso ai mercati finanziari internazionali. Escluso dalla possibilità di accedere a questi capitali, il paese ha cominciato a stampare moneta come non ci fosse un domani, arrivando a un'inflazione monstro. Il governo ha continuato a onorare il debito nonostante l'esaurimento delle riserve ufficiali, arrivando così a una crisi di liquidità senza precedenti che, come al solito, ha colpito i più deboli. Le Nazioni Unite hanno stimato che nel giugno 2022 circa 5,7 milioni di persone necessitavano di assistenza umanitaria. Tra il 2021 e il 2022 il tasso di povertà è passato dal 13% al 25% e si prevede che rimarrà sopra questa soglia anche nei prossimi anni. La povertà urbana, nel frattempo, è triplicata. A settembre 2022 il Programma per l'Alimentazione Mondiale ha riferito che un terzo delle famiglie dello Sri Lanka soffre di insicurezza alimentare. Parliamo di più di 6 milioni di persone. Da allora ad oggi il momento elettorale è stato via via rimandato, ma adesso finalmente si vota. Domani, 21 settembre, un paese allo stremo si reca alle urne per decidere il proprio futuro. In ballo c'è un cambiamento netto da un punto di vista politico, enormi problematiche economiche e due potenze regionali alla finestra. Ma comunque andranno le cose, per lo Sri Lanka si tratterà di elezioni storiche. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Essendo la prima puntata di Altri Orienti sullo Sri Lanka, cominciamo con qualche informazione di massima. Lo Sri Lanka è un paese insulare che si trova nell'Oceano Indiano, ha circa 26 milioni di abitanti e l'età media della sua popolazione si aggira sui 31 anni. È un paese a maggioranza buddista, circa il 70% della popolazione. Il 12% è induista, il 10% musulmano e il 7% cristiano, prevalentemente cattolico. Ex colonia britannica, è indipendente dal 1948 e da allora il paese è stato governato da leader politici che hanno frequentato le stesse scuole, che si sono sposati con persone appartenenti alle stesse famiglie, che hanno svolto le stesse professioni, le stesse carriere militari. Come abbiamo visto spesso in Asia, anche in Sri Lanka ci sono dinastie politiche piuttosto longeve che hanno determinato la storia del paese, lottando tra di loro, coprendosi a vicenda, evitando così che altri potessero entrare nel mondo politico nazionale. Bene, per provare a orientarci nella storia più recente del paese, possiamo partire proprio dall'ultimo membro di una delle dinastie politiche più potenti. Quel Gotabe Rajapaksa, fuggito alle Maldive a seguito delle proteste del 2022. La sua caduta segna una svolta significativa per una famiglia che ha dominato la vita politica dello Sri Lanka per quasi 20 anni. La sua scalata al potere è iniziata grazie al fratello Mahinda Rajapaksa, nominato primo ministro nel 2004. Udavu Singala Demala Aludavu Dobu Samata. Questo che sentite parlare è lui, Mahinda, durante uno dei suoi messaggi alla nazione nel 2016. È stato un politico che potremmo definire populista, capace a suo modo di cogliere i sentimenti della popolazione. Si è presentato come uomo del popolo e si è autonominato come l'uomo che ha posto fine alla guerra civile nel paese.
Mahinda nel 2005 diventa presidente e sotto la sua guida l'esercito mette fine allo scontro che durava da 30 anni tra il governo dello Sri Lanka e il gruppo militare Liberation Tigers of Tamili Lam, che sperava di creare uno stato separato per la minoranza tamil del paese, che costituisce circa il 15% della popolazione totale ed è per la maggior parte induista. Ora, questo è uno di quei momenti in cui dobbiamo un po' correre. Mahinda sconfigge i ribelli tamil e, facendo appello al sentimento nazionalista della maggioranza buddista cingalese, rafforza notevolmente il potere suo e della famiglia, compreso quello del fratello. Quinto di 9 figli, Gotabe nasce nel 1949, si arruola nell'esercito nel 1971, fa carriera, prende medaglie e premi. Nel 1989 con la sua famiglia si trasferisce negli Stati Uniti e poi tornano tutti nello Sri Lanka nel 2005, quando Mahinda diventa presidente. Sotto la presidenza del fratello, Gotabe viene nominato segretario alla difesa nel 2005 e poi di nuovo nel 2010. In pratica, i fratelli supervisionano e determinano l'operazione militare che nel 2009 pone fine al conflitto separatista tamil. Una guerra durata più di 25 anni e che si stima abbia causato circa 100.000 vittime. Le Nazioni Unite hanno accusato entrambe le parti di atrocità, soprattutto durante le fasi finali del conflitto. Molti tamil hanno raccontato di persone uccise mentre mostravano un drappo bianco in segno di resa o dopo essere state arrestate. Fatto sta che anche dopo la guerra civile le sparizioni forzate non si sono fermate e non hanno colpito più solo i tamil, ma anche uomini d'affari, giornalisti e attivisti considerati oppositori dei Rajpaksa. La famiglia respinge tutte le accuse e i due fratelli si godono lo status di eroi nazionali, non certo per i tamil. Poi nel 2015 perdono il controllo politico del paese, ma 4 anni dopo rieccoli. Il 21 aprile 2019, il giorno di Pasqua, una serie di attentati terroristici colpisce 3 chiese, 4 alberghi di lusso e un complesso residenziale. Le vittime in totale sono 253, la rivendicazione di una sigla jihadista associata all'allora cosiddetto Stato Islamico. È l'attacco che permette alla famiglia Rajpaksa di tornare al potere. Subito dopo gli attentati, Gotabe annuncia la sua candidatura alla presidenza, promettendo di ripristinare la sicurezza per la maggioranza buddista e di guidare il paese fuori dalla crisi economica. Gotabe vince le elezioni e nomina Mahinda primo ministro. Altri due fratelli entrano nel governo e perfino il figlio è nominato ministro dello sport e degli affari giovanili. Insomma, ritorna tutto in famiglia. Questa che avete sentito è una canzone celebrativa dei Rajpaksa. Nel video i due fratelli sono insieme ai loro elettori, ringraziano, stringono mani, fanno discorsi, sorridono, chiudono gli occhi. Nella loro prima vita politica, i Rajpaksa si accreditano con la vittoria sui ribelli tamil e nella seconda promettono di sconfiggere anche l'ISIS. È il loro momento solenne e di massima potenza, ma non durerà a lungo. Questo che sentite è proprio lui, Gotabe, nel suo ultimo discorso alla nazione, poco prima di fuggire nel luglio del 2022. La tracotanza del potere, l'impunità con la quale i due fratelli si sono mossi nella loro traiettoria politica, hanno portato ad alcuni errori diventati poi fatali per la loro carriera politica. Alcune manovre populiste, come i tagli fiscali, cominciano a creare seri problemi alle finanze pubbliche. Poi a un certo punto vengono vietati tutti i fertilizzanti chimici, danneggiando la produzione alimentare nazionale. Un ex ministro ha raccontato ai media internazionali che quasi ogni decisione presa da Gotabe è stata sbagliata e la gente ne ha pagato il prezzo. Quando poi scoppia la pandemia di Covid, settori chiave dell'economia, in particolare il turismo, sono stati duramente colpiti.
Le cattive decisioni politiche, unite all'abuso di potere, alla corruzione e al nepotismo, portano alla crisi economica e politica più grave che lo Sri Lanka abbia mai dovuto affrontare da quando è indipendente, dal 1948. Finché nel 2022, finalmente, la loro storia sembra tramontare. In just 10 days from now, voters in Sri Lanka will cast their ballot in a high-stakes presidential election. The polls scheduled for September 21st will be Ed eccoci alle elezioni di domani. Prima di conoscere i contendenti e le loro proposte politiche ed economiche, vediamo alcune caratteristiche sociodemografiche, diciamo. Intanto, in Sri Lanka le donne rappresentano il 51,6% della popolazione e il 56% degli elettori registrati. Quindi i loro voti sono importanti. E ovviamente tra i 39 candidati che si presenteranno alle elezioni non c'è neanche una donna. Nonostante proprio loro abbiano posto un tema centrale in questa campagna elettorale. Un sondaggio del 2019 ha rivelato che 2 donne su 5 in Sri Lanka hanno subito violenza fisica, sessuale, emotiva da parte di un partner nel corso della loro vita. Secondo uno studio dell'ONU, sempre del 2019, il 90% delle donne avrebbe subito molestie sui mezzi pubblici nel corso della propria vita. Tutti i candidati hanno detto di volersi occupare di questo tema, ma sono tutti uomini. Altro dato importante, saranno fondamentali i giovani. Si calcola che a questo voto ci saranno 1 milione di nuovi elettori. Quindi i social media svolgeranno un ruolo senza precedenti, soprattutto come conseguenza diretta della protesta del 2022. Allora i giornali non uscirono a causa della mancanza di carta e a causa della mancanza di elettricità le TV non funzionavano. I social e YouTube, ad esempio, sono diventati i primi vettori di informazione per i più giovani, le cui richieste oggi sono specifiche. Meno nepotismo, riforma dei sistemi educativi, riforme economiche. Il loro voto sarà importante, anche se potrebbe non essere decisivo. A causa delle loro condizioni economiche non proprio ottimali, molti giovani emigrati nelle città difficilmente potranno permettersi di tornare nel loro luogo di origine per votare. Ora vediamo chi sono i principali candidati in lizza. Cominciamo con il presidente uscente, Ranil Wickremesinghe. Ha 75 anni e in una vecchia intervista di quasi 10 anni fa, che ho trovato online, dice che la politica non è come gli scacchi, ma più come il cricket, cioè è un gioco di squadra. E la sua squadra però non sembra aver lavorato benissimo. Pur essendo molto apprezzato dai sostenitori del libero mercato, secondo i sondaggi però, la sua popolarità è in netto calo. È accusato di una cosa specifica, di non aver provato ad alleggerire il debito, di non aver allentato le richieste del Fondo Monetario Internazionale. E questo ha portato ad alcune conseguenze. Milioni di persone hanno perso il lavoro, metà dei bambini del paese soffre la fame e chi può se ne va. Il presidente uscente ha stretto un accordo con il Fondo Monetario Internazionale e i creditori esteri per posticipare il servizio del debito estero fino al 2028, creando un senso di stabilità, almeno tra le classi medie, scommettendo che un numero considerevole di persone sceglierà alle elezioni la stabilità rispetto a un futuro incerto. Ma lo stesso presidente uscente ha fatto anche di tutto perché queste elezioni fossero rinviate il più possibile, finché la Corte Suprema lo ha richiamato all'ordine e quindi domani si vota. E questo è Sajit Premadasa, 57 anni, leader dell'opposizione. Di recente ha detto che se vincerà le elezioni rinegozierà il pacchetto di riforme economiche richiesto dal Fondo Monetario Internazionale. Dice che vuole garantire che i residenti ricchi paghino più tasse e che quelli poveri vedano migliorare le loro condizioni. Stando al suo staff, tra l'altro, il suo partito avrebbe già avviato discussioni con il Fondo Monetario per trovare modi per alleviare il carico fiscale delle persone. Anche Premadasa è un figlio di...
Suo padre è l'ex presidente Ranasinghe Premadasa, assassinato da un attentatore suicida tamil nel 1993. Ha studiato alla London School of Economics a Londra e poi all'Università del Maryland. Si è candidato anche alle elezioni presidenziali del 2019, perdendo contro Gotabe Rajapaksa. Se volessimo provare ad appiccicare a Premadasa delle etichette che conosciamo, potremmo dire che è un liberale in economia e un socialdemocratico in politica interna. Ed eccoci a un altro candidato che, secondo molti osservatori, potrebbe essere la vera sorpresa di queste elezioni. Questa è la sua canzone, ogni candidato ne ha una, ma come abbiamo visto per i fratelli Rajapaksa, ogni politico proprio ne ha una. E questa è quella di Anuragkumara Dissanayake, il candidato più a sinistra di tutto lo spettro politico nazionale. Dissanayake ha 55 anni e guida il National People's Power, un'alleanza di sinistra, di ispirazione marxista. Anche per questo è considerato un politico molto gradito alla Cina. Ma da mesi ormai Dissanayake sta cercando una sua autonomia, diventando uno dei candidati favoriti perché, al contrario degli altri due candidati, lui al potere non c'è mai stato davvero, tanto da aver guidato addirittura delle insurrezioni contro lo Stato di cui ora vorrebbe diventare il presidente. La svolta per il suo partito è arrivata proprio nel 2022, l'anno delle proteste. Sebbene nessun partito politico abbia rivendicato ufficialmente la leadership del movimento, il partito di Dissanayake ha svolto un ruolo molto attivo, organizzando scioperi, fornendo sostegno ai manifestanti, anche logistico. Dai margini, il partito è cresciuto fino a diventare una forza politica credibile e importante, proprio come il suo leader. Dissanayake è nato in una famiglia rurale, si è laureato in scienze ed è stato attivo politicamente fin dall'università. Arriva al vertice della sua organizzazione politica proprio dopo la repressione seguita ai tentativi di insurrezione di fine anni Ottanta. Sono anni di svolta, perché i partiti marxisti annunciano la fine delle violenze e l'accettazione del sistema democratico. Dissanayake arriva in Parlamento per la prima volta nel 2000 e, parlando con la BBC in un'intervista del 2014, si è scusato per i crimini passati della sua forza politica. È stata la prima e l'ultima volta in assoluto che un esponente del suo partito si è scusato per le violenze scatenate nel paese negli anni Ottanta. E anche per questo è stato criticato da sinistra. In ogni caso, nonostante quel passato gli venga ancora rinfacciato, Dissanayake è riuscito a costruire un'ampia coalizione di settori della società tra artisti, intellettuali, poliziotti e militari in pensione e sindacati. E la sua promessa più importante è quella di una feroce lotta contro la corruzione. Certain basic issues like we had 16 hour power cuts. Segnaliamo infine un altro candidato, Namal Rajapaksa, 38enne e figlio proprio di Mahinda Rajapaksa e nipote del presidente estromesso Gotabe Rajapaksa. Namal sta facendo una campagna elettorale nella quale si presenta come una novità, nonostante il suo cognome. Secondo i suoi detrattori, la sua candidatura è semplicemente il tentativo con il quale la sua famiglia sta provando a riprendersi il potere. Secondo altri, il suo ruolo è principalmente quello di ripulire l'immagine della sua famiglia senza troppe velleità di vittoria alle elezioni. Ora, abbiamo visto gli ultimi anni di politica dello Sri Lanka, i problemi economici e quelli politici, su cui i cittadini decideranno a chi dare il proprio voto. Ma non manca naturalmente uno sguardo attento a quanto accadrà nel paese anche da parte di alcune potenze regionali, India e Cina in primis. Per molti analisti l'India appoggerebbe Premadasa, gli americani preferirebbero il presidente uscente e nonostante l'origine marxista di Dissanayake c'è invece incertezza su quale candidato appoggi Pechino. Il fatto è che la Cina negli ultimi 4 anni avrebbe abbassato il suo interesse per il paese a causa di alcuni fattori. L'inaffidabilità della classe politica, intanto, e poi, dopo anni di finanziamento di grandi progetti infrastrutturali, la Cina è diventata più cauta.
Nonostante questi tentennamenti, naturalmente l'attenzione di Pechino è molto alta, considerando che lo Sri Lanka è stato uno dei primi paesi non comunisti a riconoscere la Repubblica Popolare Cinese e le relazioni bilaterali sono state stabilite fin dagli anni 50. Come al solito però, quando c'è di mezzo la Cina, può essere anche che a Pechino vada bene chiunque vincerà, purché la leadership sia forte e stabile. Ma questo, per fortuna, è un problema che per ora è nelle mani solo delle cittadine e dei cittadini dello Sri Lanka. A venerdì prossimo! Se ti piace questo podcast, attiva la campanellina su Spotify e se ti va, mettici pure 5 stelline. Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. Scritto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.